Ok, disclaimer intanto, spero che non ci sia nessun fornitore di pubblicità qua dentro perché ne parlerò male. E detto questo, spero che nel titolo nessuno si aspettasse un talk di marketing o robe simili perché non ci sarà niente di marketing. Io sono uno sviluppatore, sono un team leader e full stack developer a Performize, sono laureato magistrale in informatica e ho un master in gestione di impresa. Cosa vedremo in questo talk? Parlerò un contesto generale, cosa sono i banner, cosa sono le pubblicità, perché vengono utilizzate e lato tecnico, cioè effettivamente cosa sono per uno sviluppatore i banner, quali sono le criticità che ci portiamo dietro quando in un sito integriamo delle pubblicità, come le pubblicità vanno a, peggiorare o comunque influenzare i Core Web Vitals e vi spiegherò come poter caricare in maniera corretta o comunque come ottimizzare il caricamento di banner e poi volevo condividere con voi due tecniche che ho utilizzato e utilizzo su siti che sviluppiamo, che è l'utilizzo di banner placeholder in PHP e l'utilizzo di layout dinamici tramite JavaScript. Se avanza tempo, dovrebbe. Se c'è qualche domanda, poi sono qua a disposizione. Allora, intanto contesto, quindi cosa sono le pubblicità? Dovremmo saperlo tutti. I banner sono pubblicità online che stanno su un sito. Possono essere di diversi tipi, immagini, log, animazioni, possono essere, ormai abbiamo visto qualsiasi cosa ultimamente. Hanno delle caratteristiche in comuni. Tutte le pubblicità hanno un formato, quindi diversa grandezza. Occupano diverse posizioni, possono essere sono tendenzialmente interattive e la maggior parte delle volte sono dei link. Per me, che sono un tecnico, che mi interessa fino a un certo punto poi che cos'è una pubblicità, cosa rappresenta la pubblicità? Rappresenta semplicemente dell'HTML o del JavaScript che viene iniettato in una pagina web tramite uno script di terze parti. Quindi uno script che tendenzialmente prende del codice da un'altra parte che non è il mio sito. Perché vengono utilizzati poi fondamentalmente i banner? Perché ci vogliamo fare del male? Esclusivamente la ragione è una sola, che è soldi. I banner portano soldi, quindi chiaramente tutti siamo interessati a fare soldi e tutti vogliono utilizzare i banner nei propri siti. Quindi il cliente che ha l'idea geniale dice: beh, se io con un banner porto soldi, cosa faccio? Riempio il sito di banner, no? E quindi il sito che porta soldi diventa questo. È un sito che porta soldi questo qua? Ovviamente no. Perché? Perché c'è un uso sconsiderato dei banner. Quindi, qual è il problema? Che i banner portano delle criticità. Criticità che sono, di varie tipologie diverse. Principalmente sono più o meno in queste quattro aree, quindi abbiamo problemi lato UI perché possono complicare la navigazione o addirittura rompere il layout che lo sviluppatore ha creato. Ho problemi lato esperienza utente perché le pubblicità possono distrarre il mio utente, quindi addirittura anche portare dei peggioramenti nella conversione del sito. E il posizionamento di alcuni banner possono creare frustrazione. Quindi pensiamo per esempio al classico sito in cui il banner chiaramente si carica in ritardo rispetto alla pagina e va a finire esattamente sul bottone che volevate schiacciare. Le schiacciate e andate sulla pubblicità. E poi c'è anche una parte importante tutta la parte di autorevolezza di un sito. Quindi un sito con molte pubblicità può essere percepito poco professionale, può essere poco credibile. E spesso le pubblicità sono fuorvianti, cioè io ho un sito di un'agenzia viaggi e il mio banner pubblicitario mi spiega come posso allungarmi una certa parte del corpo. Ecco, diciamo che non è il massimo della vita, no? E poi, chiaramente, per me che sono uno sviluppatore, l'aspetto più importante è l'aspetto delle performance, cioè un banner, qualunque esso sia, mi rallenta il caricamento della pagina. Rallentare il caricamento della pagina ha
alla fine di tutto mi può portare anche a un peggioramento della SEO. Perché? Perché vado a peggiorare tutta la i dati che vengono raccolti tramite i Core Web Vitals. Quindi non mi dilungherò esageratamente, perché stamattina già ne ho già parlato di Core Web Vitals, quindi ne ho parlato anche nel talk a Torino. Quindi qui parlerò solamente di definizioni. Sono tre, come già stato detto stamattina. Largest Contentful Paint misura il tempo del caricamento dell'elemento più grande che c'è nella pagina. Il First Input Delay, fino a marzo, che poi verrà sostituito, misura il tempo che intercorre tra il mio click sulla pagina al momento in cui il browser risponde a questo click, quindi misura in definitiva l'interattività della pagina. E poi come ultimo il Cumulative Layout Shift, che misura lo spostamento degli elementi nella pagina e quindi di fatto è l'indice di stabilità degli elementi del mio sito. Quindi questo è quello che, diciamo, le definizioni che vi dà anche ChatGPT, insomma, niente di straordinario. Come i banner vanno a influenzare questi tre Web Vitals? Allora, per quanto riguarda l'LCP, il problema qual è? Che banner, se sono di grandi dimensioni, potrebbero essere essi stessi l'elemento più grande della pagina. Caricandoli, diciamo, in maniera non ottimizzata, l'LCP banalmente aumenta, quindi ho dei risultati che sono pessimi. Per quanto riguarda il First Input Delay, il problema è che, abbiamo detto all'inizio, i banner sono degli script e quindi mi vanno a occupare quello che è l'elaborazione del thread principale della pagina, e quindi chiaramente mi fa rallentare il caricamento di tutti gli altri script. E per quanto riguarda il CLS, il problema qui è che una volta, come dicevo nell'esempio precedente, quando vengono creati posso avere degli elementi nel mio layout che vengono spostati. Anche perché, qual è il punto? Il punto è che magari io posso conoscere la posizione del banner, ma non so a priori, non è detto che io possa sapere a priori qual è la sua dimensione. E quindi crea tutto un problema appunto di stabilità del layout. Quali sono i metodi per caricare in maniera ottimizzata i banner? Allora, fondamentalmente più o meno sono questi tre in maniera molto generale. Quindi il responsive banner non significa che responsive qui in questo caso non significa esattamente sì, i banner da mobile, i banner da desktop. Adesso grazie a Dio nel 2023 tutti i fornitori di pubblicità hanno dei banner responsive. Il punto è che bisogna scegliere attentamente la dimensione del banner in base alla posizione. Cioè si può scegliere quale banner, quali caricare, magari c'è un set tra cui scegliere, bisogna scegliere quello di dimensioni corrette. La preassegnazione dello spazio cosa vuol dire? Posso creare un container, un div, in modo tale da allocare preventivamente lo spazio del banner al momento del caricamento. Quindi non lo faccio caricare in maniera diciamo non controllata, ma gli dico io dove farlo e con un div di una certa dimensione. Ultimo e non ultimo, come dicevo poc'anzi, parliamo sempre di script JavaScript, quindi sempre lì si va a parare. Uno script, tendenzialmente nell'ottimizzazione, bisogna utilizzare async e defer in maniera intelligente, comunque in maniera corretta. Oltre a, diciamo, questi che sono macro, diciamo, regole sulla parte appunto di ottimizzazione, le due tecniche che io volevo condividere con voi sono queste due, perché diciamo che sono super intuitive all'inizio. Ovvero utilizzare, cioè oltre ad allocare lo spazio, io posso dire al mio sito di caricare un'immagine che vada a imitare quello che sarà il banner nella pagina. L'altra tecnica che per uno sviluppatore, poi almeno per quanto mi riguarda, è la più divertente invece, è utilizzare
un osservatore del layout che non è un supereroe, ma è un oggetto JavaScript che permette di guardare quello che succede nella pagina e riuscire ad adattare il layout in base a quello che succede. Quindi, prima tecnica, cosa consiste questo preloader dei banner? Allora, io di fatto in tre mosse inserisco un div nella pagina in cui io dirò, ok, qua ci sta il mio banner, lo so, inserisco questo div. Poi ho una funzione che mi restituisce un SVG codificato in base 64 che sarà della stessa dimensione del banner. E dopodiché io prendo questa immagine e la metto come background del mio tag che conterrà la pubblicità. Questo sembra una grandissima supercazzola, in realtà l'effetto, quello che potrebbe imitare, è questo. Cioè io nei primi millisecondi di caricamento della pagina potrei avere tutti quei rettangolini precaricati da me. Questo fa sì che non si rompa, una volta caricata lì la pubblicità, il mio layout. Perché poi di fatto è questo il problema più grosso anche per gli utenti che navigano. Ora vi faccio vedere come farlo. Quindi in questo caso io ho utilizzato queste due action qui semplicemente perché sono le due posizioni classiche in cui si vedono delle pubblicità, quindi all'apertura del body e nel footer. E banalmente questa funzione non fa nient'altro che un eco di un div, quindi non c'è niente di complicato. A questo punto ho la mia funzione, questa è un po' più complicato, perché ho la mia funzione che mi fa un return, quindi mi restituisce tutta questa stringa di codice qui, che è un SVG, come dicevo prima, in base 64, e non è nient'altro che un rettangolo. Quindi viene passato il colore, perché ho detto, vabbè, tanto che ci siamo, facciamoli anche colorati, questi rettangoli, che almeno se qualcuno li dovesse intravedere, almeno son carini, ecco. Unendo queste due cose, cos'ho? Questa cosa qui, ovvero, alla WP Add, poi ritorniamo su questo aspetto, io prendevo il colore dal customizer, perché lo facevo scegliere al cliente, mi faccio ritornare il mio bel SVG, e a questo punto apro i miei tag style e metto come regola CSS questa qui, che banalmente è la mia immagine diventa il mio background. Ora, due osservazioni. La prima è, rispetto anche la parte più generale che vi ho detto prima, cioè quindi per allocare lo spazio dei banner, quindi ha senso utilizzare EaseWidth per il banner. Quindi sicuramente queste due cose sono due attributi che serve specificare. Si può fare in un foglio di stile differente, non è importante questo. Poi perché la WP Add? Allora, la WP Add, picco velocissimo inciso, è un'action che va a aggiungere una mia callback all'interno della head di una pagina. Perché nella head? Perché siccome io voglio che questi banner siano caricati il più velocemente possibile, il prima possibile, lo vado a fare nella parte più alta della mia pagina che verrà parsata prima di tutto il resto rispetto a cioè quando carico la pagina web, insomma. Quindi essenzialmente per questo motivo qua. Questo sempre perché, come anche detto stamattina in altri speech, l'above default del sito, o comunque il sito, deve caricarsi sempre il più velocemente possibile. Quindi prima gli do le informazioni, prima riesce a farlo. Ok. A questo punto veniamo al supereroe qua, l'osservatore. Cosa fa questo osservatore? Allora, intanto, a cosa serve? Cioè, in questo caso fa tante cose, cioè viene utilizzato in tante situazioni, io lo utilizzo essenzialmente per queste tre problematiche. Uno, mi risolve i problemi di UX, cioè se ho problemi di sovrapposizione di elementi, quando viene caricata una pubblicità, io tramite JavaScript posso sistemare la situazione. Il secondo è, insieme alla parte di prima, cioè io ho il mio placeholder SVG, viene caricata la pubblicità, forse quel placeholder non serve più, e quindi vado a toglierlo. Ma devo sapere quando viene caricata la pubblicità. L'ultimo, il più divertente, è creare layout dinamici. Cosa significa? Significa che posso
cambiare il layout di una pagina in base a quello che succede in generale, e in questo caso, in questo speech perlomeno, in base a se è presente o meno un banner. Facciamo un esempio, ho un articolo di un blog, classico content al 75%, sidebar al 25%. Nella sidebar ho solo pubblicità. Oggi non si caricano le pubblicità, per una motivazione casuale. Cosa faccio? Tengo il content al 75% con tutto del bianco a lato? Cioè, lo posso fare, non è bello. Il mio osservatore dice, ok, la pubblicità non è stata caricata, allora prendo il mio content della pagina e lo allungo al 100%, per esempio, o lo centro nella pagina. Ora, lezione bonus su che cosa sono gli Observer API in JavaScript. Non so quanti di voi li hanno mai utilizzati, quanti di voi li abbiano mai sentiti. Qualcuno l'ha mai sentiti? Qualcuno? Ok. Ok, perfetto. Allora, faccio un po' di contesto, quindi cosa servono? Gli observer semplicemente monitorano qualcosa e notificano qualcosa quando viene incontrata una certa condizione. Cosa servono? In generale sono di quattro tipologie e servono appunto per individuare dei cambiamenti in pagine web o applicazioni. Sono i quattro tipi. Abbiamo il Mutation Observer, che è quello che controlla il cambiamento che avvengono nelle pagine, quindi magari di un oggetto. L'Intersection, che è quello che controlla l'intersezione di un oggetto con qualcos'altro. Il Resize, che è quello che monitora il cambiamento della dimensione di un oggetto. E l'ultimo, il Performance, che fondamentalmente viene utilizzato per raccogliere dei dati sulle prestazioni di una pagina. Nel nostro caso specifico, quello che ci serve, per farvi un esempio, l'Intersection Observer adesso viene utilizzato per fare tutti quegli effetti allo scroll della pagina. Cioè, fatto in JavaScript moderno, non si usa più l'event scroll, ma si usa l'Intersection Observer, se volete farlo un po' più fine. Ecco. In questo caso a noi serve il Mutation Observer, e quindi in questo caso cosa fa? Posso creare un'istanza, l'istanza prendo come argomento l'oggetto da osservare e un oggetto di configurazione. Questo oggetto di configurazione serve per dirgli cosa devo andare a monitorare. Quindi posso monitorare il cambiamento di attributi, posso monitorare l'aggiunta di un elemento child all'elemento che sto osservando e altre, diciamo, e posso avere altri parametri di configurazione. Ho una callback, che appunto è quella che al momento in cui deve essere notificato il cambiamento mi fa qualcosa. E qui è carino il fatto di, nella callback, prima di chiamare una callback, utilizzare una mutation list in modo tale da raccogliere tutte le mutazioni che avvengono nella pagina e poi andare a controllare solo quella specifica che a me interessa. L'oggetto può variare in diversi modi per caricamenti di cose della pagina. A me interessa in questo caso sapere, come dicevo prima, la pubblicità è stata caricata. E vai, ultimissimo c'è il metodo observe, che è quello che, diciamo, avvia l'osservatore, il disconnect che lo stoppa. Quindi abbiamo uno stop and go in base all'utilizzo che ci serve nella pagina. Codice breve e semplice, un esempio, vado a prendere l'ads, che in questo caso, vabbè, era di Google, vado a prendere il mio header, perché è l'elemento che voglio cambiare, costruisco il mio oggetto di configurazione, che gli dico monitorami gli attributi, istanzio il mutation observer e gli dico prendimi tutta la mia mutation list, prendimi mutazione per mutazione, se ne trovi una in cui è stato modificato l'attributo, che in questo caso so perché questo tag qui so che può avere solo la pubblicità dentro essenzialmente, allora prendi il mio header e gli aggiungi del padding sotto. E poi appunto la mia istanza, il metodo observe, in cui gli passo, come dicevo prima, l'oggetto da monitorare e la configurazione. Cosa fa questo codice? Banalmente guardava quando la pubblicità di Google veniva caricato sotto l'header della pagina,
dava del padding, perché la pubblicità in alcuni casi, se aveva un formato troppo grosso, andava sopra un elemento del header e quindi impediva la navigazione o comunque andava a peggiorare l'esperienza utente. Bene, siamo arrivati alla fine, quindi cosa abbiamo imparato? Non lo so, cosa spero di avervi trasmesso è che i banner, ok, hanno uno scopo economico, ma hanno l'altra faccia della medaglia, che è un peggioramento e creano diversi problemi all'interno del sito, di un sito internet. Quindi si possono usare chiaramente, ma bisogna utilizzarli in maniera controllata e cercando di ottimizzare il più possibile il loro caricamento. E poi spero di avervi messo perlomeno la curiosità di provare magari i due trucchi Presolder PHP e il layout dinamico in JavaScript. Vi ringrazio. Grazie Andrea. Prego. Stiamo andando veramente a dei livelli. Sì, davvero. Domande? Abbiamo tempo, qualche minuto? Sì. Prima ho visto che avevi messo un SVG come base 64 sì. Inline. Perché un base 64 e non... È semplicemente perché per una questione di compressione, diciamo. E però mi serviva per avere... non riuscivo a fare diversamente per assegnare colori, file e quant'altro. Cioè lì era una situazione per cui usavo l'SVG per essere il più... Sì, perché nello specifico, vabbè, adesso il colore non era una cosa che l'avevo messo perché mi piaceva a me, avevo una richiesta specifica dal cliente perché doveva essere un tema, utilizzato su più siti per più clienti, quindi un tema rivendibile, quindi avevano espresso la possibilità di avere questa cosa qui, insomma, quindi ero un po' vincolato da questa cosa. Ecco. Ah, certo. Se, visto che evidentemente ci ha lavorato a livello pratico, se i concessionari tipo Google principali stanno lavorando anche loro a un miglioramento delle performance nativo di questa cosa, visto che comunque poi Google lavora tanto sulle performance anche dei suoi prodotti. Ah, cioè mi stai chiedendo se ci stanno lavorando? Allora, diciamo che io i lavori che ho fatto finora non avevano come target Google Ads, cioè a parte quel codice che era un esempio, ma quello era, diciamo, un caso specifico. I grandi lavori li ho fatti su fornitori, diciamo, terzi, ma diciamo non Google. Il punto qual è? Ok, Google può sicuramente lavorare a tutte le ottimizzazioni che vuole e sicuramente ben venga. Il problema è che comunque ho uno script nella pagina che devo gestire, cioè quello purtroppo è in carico mio, cioè Google non ci può fare niente. Può essere veloce quanto vuole, ma è uno script in più, mi va ad aggiungere banalmente un effort al main thread della pagina e quindi chiaramente per quanto poco mi va comunque a inficiare poi quelle tempistiche. Il discorso è, potrà essere, diciamo, una cosa che possiamo, diciamo, non tenere in considerazione? Dipende, cioè fondamentalmente, ecco. Però diciamo che quando noi in performance ottimizziamo i siti, cioè tanto gli script li vai ottimizzare, cioè non è che fai questo sì, questo no, cioè no? Quindi io JavaScript vado a ottimizzarli tutti, so che con il banner potrei avere, diciamo, qualche accortezza in più per una questione più che altro di layout, perché sono sempre tanto caricati in delay rispetto al resto, però è comunque uno script che devo gestire, ecco. Io ho una curiosità, è probabilmente una domanda fatta da totale ignorante e quindi magari è pure sbagliata la domanda, okay. Quindi sentiti libero di dirmi non c'entra niente. Sarò clemente. Sì, questo sempre con me, tutti quelli che mi conoscono lo sanno, ma soprattutto sentiti libero di dirmi non c'entra niente. Okay. Io ho una D-block.
sul uso una adblock nel mio browser. Nel tuo browser. Quanto, cioè, questo che ci hai detto, che ci hai mostrato, sì, interagisce con gli adblocker? No. Sì, no, quindi io continuo a vedere, vedrò allora, le cose bianche, gli spazi sì, bianchi. Cioè, dipende, nel senso che, allora, l'adblock non impedisce al browser di caricare le pubblicità. Poi dipende se il sito però cioè, non può gestire, diciamo, questa cosa qua. Può vedere se nel momento in cui non viene caricato non hai fisicamente proprio l'HTML della pubblicità, però va gestito come ho fatto vedere con l'Observer piuttosto che robe strane. Però volendo lo puoi ottimizzare con l'Observer e dire se il browser un adblock. Sì, perché, perché poi con l'adblock ti blocca proprio, cioè su Chrome si vede che proprio ti va a bloccare il caricamento di uno script. Certo. Per esempio, cioè, l'adblock dà problemi anche con la parte di Tag Manager, volendo. Perché va a bloccare gli script e quindi se non ti carica quella pubblicità non esiste, quindi hai un div che rimane vuoto. Ok. Grazie. Vabbè.